È ora di giocare un po' a Dauntless. Ah. Well, fuck me then. Sono riuscita ad entrare. Wii! O meglio, mi spiego. La fila di 60.000 persone davanti a me. Io dico, ok, va bene, però insomma. Non dico che ho aspettato quasi 2 ore per giocare, ma i server erano pieni. Per fortuna che mi sono portato avanti e ho iniziato a giocare prima. Nel senso, mi sono fatto un pochino di partita per conto mio, mi sono creato il personaggio e vabbè, l'introduzione dov'è? Dove sono le mie maniere? Benvenuti in Dauntless! Che cos'è Dauntless? Beh, è un Monster Hunter un pochino più action, cioè più improntato sull'action. Abbassiamo un po' il volume perché mi sta tipo uccidendo le orecchie. Dicevamo. È un Monster Hunter, però leggermente più action, con elementi RPG, come Monster Hunter del resto. Però cosa la differenza da Monster Hunter è che le quest che si vanno a fare non sono single player, ma strettamente multiplayer. Sì, sei legato ad un party per ogni missione che vai a svolgere. A differenza invece di Monster Hunter, dove sì, puoi anche fare missioni in un clan, in un party, però puoi anche fare missioni single player per conto tuo. E non c'è una storia, o meglio, forse c'è, però sotto forma di quest, non molto interessante, infatti non mi ha attratto per niente, però ehi, il gioco è bello, chi se ne frega. Quali sono i problemi però di questo gioco che saltano subito all'occhio? Beh, lo potete vedere da soli, framerate instabile come pochi, nel senso. Adesso mi starà andando minimo a 15 frame, cioè è qualcosa di scandaloso. Sicuramente per via delle persone che ci stanno giocando, perché i server sono pieni. Ripeto, oggi ho provato a giocare per fare il video, ero in una posizione di 60.000, cioè ho dovuto aspettare quasi 2 ore per poter giocare, che è un poco strano, nel senso che la richiesta è ovviamente elevata perché il gioco è uscito nemmeno 2 giorni fa, o ieri, non ricordo bene. Su PlayStation 4 e quindi ok, ci sta che la gente vuole fare video, vuole vedere com'è il gioco, lo vuole provare. Sicuramente scemerà con l'andare dei giorni, eccetera, eccetera, perché comunque questi non sono giochi per la massa, assolutamente. Però è molto intuitivo, non molto difficile, anzi, rispetto a Monster Hunter la difficoltà è quasi minima, almeno all'inizio. Poi vabbè, sicuramente andando più avanti ci sarà più, diciamo, richiesta di difficoltà. E quindi, vabbè, andremo a vedere. Eccola, che cazzo è successo? E frame rate fa schifo comunque, ripeto. Detto questo, com'è questo Dauntless? Allora, da come l'ho potuto provare fino adesso? Ripeto, non è malaccio per niente. Faremo una missione giusto per provare. Ovviamente, vedi? Ti sta trovando gente con cui giocare insieme. Se vuoi provare a giocare da solo, non ti fa iniziare. Che è un peccato, secondo me, perché legare il gioco strettamente ad un party potrebbe far morire il gioco prima o poi. Perché se non ci giocherà più nessuno, e se l'unico Cristo sulla faccia dell'universo, finisce che insomma morirà il gioco. Quindi. Spero aggiungeranno la possibilità di fare quest in single player, cioè per conto proprio, perché non ha senso cioè, lasciare così. Come si struttura Dauntless per quanto riguarda l'equipaggiamento? Semplice. Come in Monster Hunter ci sono le armi e l'equipaggiamento. Ogni equipaggiamento, così come le armi, ha uno slot o due slot per poter equipaggiare delle sfere di abilità che si dividono in diversi tipi, o di tipo abilità, o di tipo attacco, eccetera, eccetera, che vanno a potenziare o a dare speciali abilità al personaggio. Il personaggio ovviamente si può creare, c'è una, diciamo, una creazione del personaggio, però la caratterizzazione non è molto vasta, infatti ho notato che c'è poco per poter modificare il proprio personaggio. Ah, qua mi dice che devo avere almeno 150 di armatura, vabbè che se ne frega, vediamo di non farci uccidere. Ecco, questa è un'altra cosa del gioco che è abbastanza interessante. La difficoltà non è data
dalla missione, ma è data dall'armatura barra armi che tu hai. Più sei debole, più è difficile la missione. Perché c'è un livello minimo che dovresti avere. Il gioco ovviamente è cross-platform, quindi io mi trovo anche in squadra con gente che gioca da PC, infatti. Ho due persone che giocano da PC. Come in Monster Hunter dobbiamo prendere, diciamo, piante, insomma, roba per poter craftare, oggetti che possiamo usare mentre appunto cerchiamo di uccidere l'animale, insomma, quel che sia. In questo caso sono i Behemoth, si chiamano i Behemoth. E, a dire il vero, sono non molto originali, nel senso sono proprio base base, non che quelli di Monster Hunter siano molto diversi fra loro, cioè la maggior parte sembrano tutti draghi o viverne. Però sono suddivisi anche per tipologia di elemento, ossia adesso io ho scelto una missione dove il nemico è di tipo normale, cioè non ha alcun elemento dalla sua parte. Però se voglio posso affrontare nemici che hanno come elemento il fuoco o il ghiaccio o il tuono, eccetera, eccetera. Poi ci sarà anche la terra, se non ho visto, di tipo terra. Che cosa stavo a dire questo? Che così come in Monster Hunter ti puoi equipaggiare con armi che hanno un elemento, che appunto sono più efficaci contro, diciamo, nemici dell'elemento opposto. Esempio, se un nemico è di tipo fuoco, un'arma di tipo ghiaccio è efficace e viceversa. Non so quanto questo possa avere senso, però è così. Il gioco comunque non è, a livello di gameplay non è molto profondo. Comunque uno spara, 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 fai più danni possibili fin quando uno schiatta. Le missioni si basano principalmente all'inizio con il lootare tutte le cose che vedi di fronte a te. Poi dopo, oppure se vuoi, andare direttamente a cercare il nemico, così che da completare la missione il più presto possibile. Cosa che trovo stupida da fare, perché comunque ti serve lottare, perché la roba che devi prendere serve appunto per craftare oggetti curativi o oggetti di potenziamento da usare mentre combatti. Quindi, perché non farlo? Sarebbe stupido. Ah, ok, hanno trovato il nemico. Quando vedete sopra c'è una specie di bussola. Uno può lanciare, se trova il nemico e si trova da solo, può lanciare un flare per dire ai propri compagni: vedete che ha trovato il nemico, insomma, venitemi a dare una mano. Però io, siccome sono stronzo, continuo a lottare. Io ho delle pistole adesso che non ho mai provato, vedremo come va. Non capisco. Ah, ok, R2 si spara, giustamente. Con le due si fanno le emote. Allora, all'inizio non mi sembra tanto male. È la prima volta che uso le pistole, quindi se faccio un po' cacare. Azza, che teca mi ha dato. Ah, bello, questo lancia i tornati addirittura. Ovviamente i nemici, come su Monster Hunter, hanno le parti del proprio corpo che si possono distruggere. Ogni volta che distruggi una parte del corpo, ovviamente ti dà, diciamo, un oggetto unico che può essere usato per craftare armi o equipaggiamento speciale. Ovviamente è legato strettamente anche all'elemento del nemico. Se tu, ovviamente, uccidi un nemico di tipo ghiaccio, creerai equipaggiamento che è resistente al ghiaccio, ma che è ovviamente debole al tipo fuoco. Vai bello, spara, spara, uccidi! Oh! Ah, non mi ha preso. Spara, uccidi, uccidi! Mancato. Boom! Framerate però, Gesù! Io ho pure una PlayStation 4 normale, non nemmeno una Pro, cioè una Slim, che è leggermente migliore pure di quella normale, però insomma. Cazzo, sono andato in Berserk. Prendo, prendo. Tutto mio! Il trofeo è mio! Tutto mio! Aia, che tega! Ovviamente, per potersi curare, oltre agli oggetti, ci dovrebbero essere anche delle sorgenti di Aetheum, non so come si pronuncia, però credo sia così. Queste sorgenti ti permettono di curarti la vita, ovviamente. Però,
ci metti un po' di tempo. E ovviamente si è aperto a fuoco nemico quando succede questo. La grafica ricorda molto Paladins. E anche questo è un punto a favore, secondo me. Però voglio, dovete curarvi, non voglio dire niente. Cioè, quello è quasi morto, non mi lasciate a combattere da solo, per cortesia, perché io ho solo delle pistole, eh. Oh! Ovviamente è possibile doggiare come su Monster Hunter. Per evitare gli attacchi, ma non ci si può parare. Ti aiuto io! Yeah, sei tornato in vita! Boom! La coda, attaccate la coda. Che solito la coda è sempre la parte debole di qualsiasi nemico, in qualsiasi gioco. Specialmente in Dark Souls. Dove, cioè, attaccando una coda compare un'arma. Quando mai è possibile usare il genere? Sì, però quanta cazzo di vita hai tu? Mamma mia. No, 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 io non c'entro niente, sono bravo, sono bravo. No, 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 io sono bravo. Boom, in faccia. No, esi the boss. Esi the boss, I'm helping you. Tutti e due giù? Veramente? Here I come, bitch. Dove stai? Vieni qua. Ah, giusto. Si possono rialzare da soli la prima volta. Ma solo la prima volta. Poi dalla seconda volta in poi hai bisogno di un compagno per essere rialzato. Ok. Se avete bisogno di armi. No, non so cosa faccia veramente il triangolo. Sta scappando come su Monster Hunter! Veloci! Seguitelo! Io corro ovviamente perché correre su gioco è figo, sembri un ninja. Guarda. Eccolo là. Il flare lanciato per indicare. Ecco la sorgente. È scappato. Non è vero, sta qua. Ecco, vedete, ti puoi curare stando fermi. Però stando fermi, appunto, rimani, diciamo, aperto a fuoco nemico. Preso. Anche lui è preso, però. Aia. Con L1 puoi usare la lanterna che ti protegge dagli attacchi nemici per un po' di tempo. Più, più, più. No. Più, più. Però ho notato che quest'arma, a prescindere da dove spari, non fa più danni, o sbaglio? Cioè, non c'è una parte del corpo dove fai più danni di un'altra. Perché a volte vedo 74, vedi, a volte 44, non capisco. Attaccate la mia prodi! Ok, questo è andato giù un'altra volta. La terza volta che va giù, esi the boss. Madonna, non mi ha preso, non so come. Che cosa succede? Non vedo niente. Ah, ecco. Più, più. Ah. Che bello che è, però. Ridagli, di nuovo in modalità berserk. Dategli un calmante. Qualcuno le dia un sonnifero. Sto pernuto. No, io sono bravo, tu non mi devi fare niente. Oh, ma quanta cazzo di vita? Porca troia! Non muore mai! Aia, che botta! Arrivo, arrivo! Dov'è? Ecco. Io faccio la supporto, come sempre, in ogni gioco. Mi piace fare il supporto perché sì, mi fa sentire importante, mi fa sentire l'ultima ruota del carro. Ok, mi sono appena reso conto che è una brutta cosa, però. Ehi! Sembra meglio che morire, no? Ehi, da. Schivato come? Dai, dai, che lo. Dai, che sta morendo, dai, veramente. Bu, pa, bu. Yes! È morto Usol, ovviamente. Sì! Ce l'abbiamo fatta. Beh, adesso! Carino! Team Rank B, perché ovviamente sono morti 60 volte i miei compagni. Ovviamente tutto il loot per quanto riguarda la missione, tutti gli oggetti abbiamo comunque preso. Le parti che si sono rotte del corpo del nemico che ci vengono gentilmente
date, l'esperienza, eccetera, eccetera. Su questo gioco c'è anche il Battle Pass. Ora, non so perché esista una cosa del genere. Perché comunque se il Battle Pass questo gioco è tipo Overwatch Paladins, sono solo cosmetici, ok? Parti, diciamo, per l'abbigliamento, colori, ci sono le bandiere, non ho ancora capito a cosa servano. Bandiere, stendardi. Però, comunque il gioco è divertente, ti ripeto, è molto immediato, adatto a tutti, secondo me, cioè anche a quelli che magari non sono del genere. Sono un buon approccio per chi avesse mai pensato di voler provare un Monster Hunter, nonostante Monster Hunter, anche Monster Hunter World, è molto più semplificato di quelli vecchi, però sempre con quelle sue caratteristiche tipiche, che non lo rendono proprio immediato, immediato. Ma questo invece è proprio, ti fai il loadout, ti spiega come fare, per mettere le abilità, eccetera, eccetera, vai direttamente in azione, uccidi i nemici, bla bla bla, fine. Cioè, ti fa subito giocare. Questo è l'unico pregio, a differenza di Monster Hunter, che posso dire di Dauntless. E niente. Spero che il video sia piaciuto. Se vuoi dargli un'occhiata, il gioco è free to play su PlayStation 4, Xbox One e comunque anche PC. Non so se faranno uscire questo gioco anche su Switch. Però con tutti i problemi che avete visto per quanto riguarda frame rate e lag, non penso lo faranno subito. Probabilmente quando inizieranno ad aggiustare un po' i server. E il gioco di per sé, perché anche se il gioco ha bisogno di essere un po' aggiustato. Lascia un commento, condividi, metti un like se ti è piaciuto. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao, Pussillanimi!